Oggi inizia un'altra avventura, però dalle parti dei segni, il mio paese. Stiamo andando a farci un giro partendo dalla via Francigena, cosiddetta via dei cavalli, e andremo su Monte Praticella, Monte Fossi, e vediamo se andremo a Monte Grugliano ed eventualmente Stazzo Canali. E si parte da qui. Questo è l'inizio del sentiero. A breve vi mostrerò il cartello. Ecco di qui. Francigena. Monte la Croce che è un po' così. Questo è l'inizio. Dalla via dei cavalli e a Francigena siamo arrivati al monte Praticella. Adesso ci dirigeremo verso quel monte là, questo qui che è Monte Fosse. Qui c'è tutta la piana. Saluto al Pistillone. Saluto sempre al Pistillone, sì, ecco Segni, suo campo sportivo di 11 anni dietro. Questo è Campazzano. E qui si va verso Monte la Croce con la Croce, la punta Monte Briganti con la punta di Briganti, e tutto lo scrinale di Monte Puzzo, Monte Lucino, eccetera. Un saluto pure a Fernando, sempre amico di mille battaglie, e ci sentiamo. Ecco già la seconda vetta della giornata, Monte Fosse. Il monte che in pratica guarda Segni, che come vedete è Campazzano, Segni, la valle del Sacco, al Montone, al Terra. E adesso ci dirigeremo verso tutta questa cresta che porta a Monte Grugliano. Questo è Monte Lupone, Punta di Briganti, Monte di Briganti, la Sempre Visa, tutta la parte di Rimini di Supino. Stazzo, perché appunto qui sotto c'è lo stazzo, qui c'è una piccola area dove poter fare un po' di braccia. Adesso proseguiamo direttamente dritti e andiamo verso, mi pare, Punta Segni, se non erro. A dopo. Thank you.
eccoci arrivati pure a Punta Segni, si chiama così perché credo, perché guardando verso est si vede Segni. Noi proveniamo da lì, che è Montefosse, questa è la cima dello Stazzo. Sì. Questo è Monte d'Oro, questo è qua giù. E adesso proseguiamo verso tutta questa cresta e adesso andremo a cima dello Stazzo. Eccoci in arrivo alla cima degli Omiro. Qui si vede bene Monte Lupone con le prate degli Ocampo. Poi proviamo dove sta questa qui e da quel monte dietro. Del Sacco e adesso proseguiremo per tutta questa testa. Eccoci giunti sì, alla punta della Melazza. Questa è la punta più alta di tutta questa zona. La Rocca Massima, questa è tutta la cresta che va su Monte Lupone, le prate del Campo, eccetera eccetera. Segni ed ecco la punta della Melazza. Queste sono le due capanne, le pine. Con la prima, con la seconda.
sono le tipiche capanne le mine. Ci avviamo verso l'uscita. Ci vediamo adesso su quel corso, no? Saluto, ciao ciao. Cima X, che si sa che è Cima. Detto questo, eccoci, Daniele.